Radio Radicale, siamo con Paola Binetti dell'UDC, purtroppo per darvi conto di questo attacco, io non saprei proprio come definirlo, contro le scuole paritarie. Noi sappiamo quanto sono importanti le scuole paritarie e quanto abbiano rappresentato un elemento di grande formazione nel nostro paese. E oggi queste scuole, che già si trovavano in una grave crisi, rischiano ancora di più. Perché? Intanto grazie a Radio Radicale per questo incipit. Siamo molto contenti che tu riconosca il valore della scuola paritaria sia nella storia della scuola in Italia, sia in questo momento come espressione di un canale formativo che viene incontro a quello che noi chiamiamo il diritto basato sulla legge naturale, proprio il diritto naturale dei genitori a scegliere per i figli il modello educativo che preferiscono. Siamo qui per una ragione molto semplice, perché il decreto rilancio ignora la scuola paritaria e ha messo la scuola paritaria in condizione di dover chiudere a settembre perlomeno nel 30% dei casi. E a chi ritiene che la scuola paritaria possa essere una scuola di ricchi, noi ricordiamo che le scuole paritarie più interessanti, più significative, sono distribuite nel territorio sociale della città, nelle borgate, nei quartieri periferici, laddove le madri hanno urgente bisogno di lavorare per poter far fronte a questa battaglia incredibile contro la povertà che sta diventando sempre più fastidiosa per tutti. Eppure, avendo bisogno di mandare i figli a scuola, di poterli collocare in un contesto che sia formativo, corrono il rischio di trovarsi a zero, senza punti di appoggio. Noi siamo qui a chiedere per le scuole paritarie il diritto di esistere e lo facciamo a partire da un presupposto molto semplice. Perché un genitore che già paga le tasse e quindi collabora a quella che chiamiamo la fiscalità generale dovrebbe pagare una seconda volta le tasse per l'istruzione di suo figlio? Noi vogliamo che venga istituito in Italia quello che si chiama il costo standard, cioè che ogni ragazzo abbia il suo budget e possa spenderlo dove ritiene meglio, a fronte di garanzie che lo Stato gli offre sulla qualità dei centri scolastici. Senta, se si crea questa voragine nell'istruzione del nostro paese, quanto ci rimette lo Stato a livello finanziario? Questa è una domanda che è difficile che i nostri amici 5 Stelle riescano, non dico a porsi, ma nemmeno a capire. Le voglio dire solo questo: un ragazzo che frequenta una scuola paritaria costa allo Stato circa 150 euro, molto meno del monopattino, molto meno della bicicletta. Se lo stesso ragazzo frequentasse la scuola statale ne costerebbe 7.000. Quindi per ogni ragazzo che esce dal circuito della scuola paritaria per entrare nel circuito della scuola statale, lo Stato ha un aggravio di spesa che complessivamente considerato si aggira intorno ai 4-5 miliardi. Allora è possibile che non fosse altro che per ragioni economiche. Lo Stato non capisca che deve garantire la sopravvivenza dignitosa alle scuole paritarie anche per un interesse personale, per poter comunque a sua volta poter dedicare risorse ed energie agli studenti delle scuole statali, anche se in un paese studente che frequenta scuola paritaria, studente che frequenta una scuola sanitaria è sempre cittadino italiano. Allora, questa è una scuola interclassista? È una scuola assolutamente interclassista, non ci dimentichiamo che nelle scuole paritarie lei ha scuole di sicuro prestigio e anche scuole di un costo non irrilevante, penso al Collegio Massimo dei Gesuiti che è all'Euro, per citarne una, ma penso al San Giuseppe de Merode a Piazza di Spagna, penso al Sacro Cuore a Trinità di Monte. Ma la gente ignora la miriade di scuole paritarie che sono collocate nei quartieri più disagiati di Roma, nelle borgate romane, scuole dove si appoggiano le madri per poter portare il bambino alle 7 di scuola, 7 alle mattine e andarla a riprendere alle 7 di sera, perché a Roma non è la stessa cosa lo spostamento materiale da un quartiere ad un altro. E spesso per lavorare 6-7 ore le madri ne impegnano 9 o 10 e questi bambini non sai dove collocarli. Eppure questa esperienza è un'esperienza vitale per restituire possibilità di lavoro alle donne, in un certo senso per mantenere quella
desiderio che noi facciamo rientrare nelle politiche demografiche e quindi anche nella rete dei servizi per l'infanzia, a cui lo Stato deve dare la sua attenzione e deve mettere il suo investimento. Bisogna distinguere tra la posizione del Movimento 5 Stelle e quella del Ministro Azzolina, o sono identiche? Guardi, diciamo che la voce più autorevole è quella del Ministro Azzolina, perché è Ministro della Pubblica Istruzione. Però vorrei dire al Ministro Azzolina, primo, pubblica istruzione, pubblica vuol dire scuola statale e scuola paritaria. Secondo, Ministro, ma lo sa che i genitori dei ragazzi, sia che frequentino una scuola paritaria, sia che frequentino una scuola pubblica, non hanno la più pallida idea di cosa accadrà a settembre? Ogni giorno che lei parla ci dà una data diversa. Poi, Ministro, è possibile che lei ritenga che si debbano sanitarizzare le scuole statali e invece la scuola paritaria non debba essere sanitarizzata, come se la salute dei bambini che frequentano una scuola paritaria sia una salute di serie B? Ministro, crede davvero che lei se la possa cavare domani con un sistema di istruzione, di didattica a distanza che ha mostrato alcuni vantaggi, ma anche tutta la sua defaianza in questo periodo proprio del lockdown? Ministro, noi non siamo contenti affatto del suo impegno, che è l'impegno dei 5 Stelle. Certo, se poi accanto alla voce del Ministro inserisco anche la voce del deputato Bacca, il quale dice che cancellerebbe tutte le scuole paritarie perché secondo lui sottraggono risorse alla scuola statale, capisco che da quel fronte lì c'è da aspettarsi poco. Bene, naturalmente noi ci auguriamo che le scuole paritarie sopravvivano, perché significherebbe che sopravvive una parte importante della nostra formazione. Della cultura e della tradizione. Non dimentichiamoci che molte volte le sperimentazioni sono nate nella scuola paritaria e si sono poi diffuse alla scuola pubblica. Gliene cito solo tre. I licei linguistici sono nati tutti nella scuola paritaria e successivamente sono diventati anche licei statali. Il sistema del tutorato è nato nella scuola paritaria e successivamente è stato esportato nella scuola pubblica. Tutto l'insieme della formazione che ruota intorno alle attività espressive, artistiche e teatrali è nato nella scuola paritaria e successivamente è stato esportato nella scuola pubblica. Bene, grazie davvero a Paola Binetti dell'UDC.